Però ho scoperto un altro canale, ragazzi, che volevo condividere con voi, che si chiama Il Lato Oscuro della TV. Parla di tutti quei programmi che sono scomparsi oppure magari sono sopravvissuti fino ai giorni nostri, ma che nascondevano qualche lato negativo. Ah, guarda, ci hanno fatto anche una live con lì del Cerbero, 8 mesi fa, e ho visto una cosa, ecco, su Non è la Rai. Settembre 1991, e su Canale 5, alle 12:40, va in onda la prima puntata di un programma rivoluzionario. Sì. Che cambierà per sempre la cultura pop italiana. Purtroppo in male, in peggio secondo me. Femminile in televisione. E il mondo dell'intrattenimento televisivo in generale. Tutto in peggio, secondo me. Però questo è il mio parere, però io sono anti-berlusconiano fino alla morte, quindi chiaramente questo faceva un po' parte del linguaggio berlusconiano, quindi odio puro. Anzi, secondo me era un po' la summa. Però andiamo avanti. Sto parlando di Non è la Rai. Ideata da Gianni Boncompagni e Irene Gergo, è la prima trasmissione a frequenza quotidiana delle reti Fininvest ad impiegare la diretta, nonché la prima a... No, è passato il Monza, è andata così. Ad utilizzare il sistema del televoto e tra le prime ad essere venduta come format all'estero. E quindi il Monza, una squadra dei Berlusconi, è in A. Tutto cambia, niente cambia. Questo leggendario nulla di culto, definito dallo stesso regista come uno spudorato vuoto pneumatico, raggiunse un livello di popolarità e di successo in grado di superare ogni più rosea aspettativa. Tanto da essere replicato ininterrottamente da quasi 25 anni nella fascia notturna di Italia 1 o su qualche canale minore di proprietà di Mediaset. Ma così come ogni fenomeno di costume di proporzioni gigantesche, anche Non è la Rai fu oggetto di polemiche feroci. Anche perché tante erano minorenni, no? Critiche severissime e vere e proprie rappresaglie, come mai era successo prima per nessun altro programma. Ma quali sono i lati oscuri di Non è la Rai? Però il titolo devo ammettere che è geniale. Per mandare a fanculo la Rai, per dissare la Rai, metti nel titolo già il fatto che non sia un programma Rai, che quindi va contro agli ideali della Rai. Era bello tosto, eh? La prima edizione di Non è la Rai è decisamente differente dalle successive tre. Inizialmente il target di riferimento è quello delle casalinghe, la fascia oraria è quella dell'ora di pranzo e i balletti, le canzoncine e i giochi telefonici. Questo in fascia pranzo, beh sì, effettivamente sì. Come Cruciverbone, sono gli stessi dell'edizione di Domenica In, curata da Gianni Boncompagni l'anno prima. Lo studio è suddiviso in 4 sezioni corrispondenti alle 4 stagioni. E anche la musica che ha messo, ci sta, perfetto. Enrica Bonaccorti, affiancata da Antonella Elia, e via. Show, e un centinaio di adolescenti chiassose e caricate a pallettoni. Nonostante il programma sarebbe diventato un fenomeno culturale subissato da critiche e attacchi della stampa e di molte associazioni solo dalla seconda stagione, anche la prima edizione di Non è la Rai... Caricate a pallettoni è bellissima la definizione. Rai ebbe un piccolo ma memorabile episodio controverso. La signora Maria Grazia... il Cruciverbone, lo scandalo del Cruciverbone! ...a Bassano in provincia di Viterbo, il 31 dicembre 1991... telefona in diretta per partecipare. Si muovevano sempre, tutte schizzatissime. Da una serie di risposte corrette, ma poco dopo commette un errore davvero stupido. Dà infatti la risposta giusta prima che le venga letta la definizione. 96 orizzontale, tutta vuota l'hai scelta. Eternit. No, scusate ragazzi, a questo punto io... Che cringe, cazzo. Nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c'è un inghippo io mi arrabbio in diretta proprio, non me ne importa niente. Come facevi a sapere che era Eternit la risposta? Non ti ho fatto nessuna domanda. L'ha fatta la domanda? No, non ho fatto nessuna domanda, ho soltanto detto hai scelto una casella tutta vuota. Adesso io voglio sapere come mai tu sai la definizione. Incazzata nera! Risposta? Allora, chi sei? Parente di qualcuno qui che non è una persona per bene? No. Nessuna spiegazione, altro che una truffa. Enrica Bonaccorti si reca addirittura dai carabinieri per denunciare... Andiamo, è incazzata come un mostro. Allora, signori carabinieri, vorrei denunziare, mi dica...
Mi hanno scammato il cruciverbone. Che cosa, signora? Una signora ha detto Eternit prima che io le chiedessi la definizione sul cruciverbone. Signora, se ne vada, per favore. Troglio. Ma la signora Maria Grazia verrà assolta perché, secondo il tribunale, essendo una veggente, aveva semplicemente avuto una premonizione. Cosa? Ma che tribunale? Che cazzo s'era fumato? Aveva visto i video di Gianmarco Zagato? Che cazzo? Questa non la sapevo. Cioè, in un atto ufficiale c'è scritto questo? Cioè c'è scritto, no, no, signora, risposto correttamente è che era una veggente. Poi si sente dalla voce, Eternit, Eternit, palesemente una veggente. Una sentenza assurda che contribuirà a far diventare questo episodio un piccolo cult della TV italiana degli anni 90. Ci credo. Inoltre, Antonella Elia sembra già essere la bomba televisiva che esploderà a più riprese nei 30 anni successivi. La sua spontaneità e le sue gaffe trasformeranno il cruciverbone in... Erano praticamente idol, sedicenni, soubrette, ballavano, cantavano, erano proprio le idol, né più né meno. Tra l'altro lei, la Elia, litigò con Mike Bongiorno che sponsorizzava le pellicce e la Elia disse no, le pellicce io non le sponsorizzo in diretta, disse Bongiorno tiltò. In una sorta di psicodramma. Sì, vabbè. Di fianchi? Com'è? È appunto quello che mi viene peggio. Ma come? Perché sono sempre una handicappata. Non so, dovrebbe venire... Sì, va bene. Ho detto qualcosa di male? No, insomma, diciamo che... Prendo le distanze, chiaramente. Il termine handicappato magari era meglio non dirlo, ma... Adesso l'avrebbero uccisa. Uccisa negli anni 90. E vabbè, che sarà mai? Staffiamo un bello spumante! Culi! Questo era un po' il mood di quel tempo. La seconda edizione di Non è la Rai cambia completamente le carte in tavola. Spiega. Enrica Bonaccorti viene sostituita da Paolo Bonolis. Lo studio abbandona le quattro stagioni per diventare una plasticosa isola tropicale. Mamma mia. Con palme artificiali e una grande piscina. Mamma mia. E soprattutto cambia l'orario di messa in onda, che si sposta nel primo pomeriggio. Non è la Rai, inoltre, lascia Canale 5 per trasferirsi sul canale più sperimentale del gruppo Fininvest, ovvero Italia 1, decisamente più adatto al nuovo target. Quello che ci ha stregati, quello che ci ha conquistati, il canale che ci ha distrutto completamente e che ha influenzato il nostro modo di pensare e guardare le cose. E Italia 1, ahimè, ci ha dato tanto. Target di riferimento del programma. Le centinaia di ragazzi che affollano l'uscita dello studio 1 del Centro Palatino, anche solo per vedere per pochi istanti le ragazzine protagoniste del programma, fanno immediatamente capire ai vertici della Fininvest che Non è la Rai può diventare un terreno molto fertile per gli inserzionisti pubblicitari e per Publitalia, e che il target infantile, preadolescenziale e adolescenziale... La scelta della musica è perfetta, cazzo! Gli sponsor del programma diventano, cioè, la rivista per adolescenti... Porco Dinci! ...con la copertina adesiva, i prodotti per capelli Bilba di Cadei, i solari Bilboa, che abbronzano di più e abbronzano più in fretta, le dietorelle e i dischetti struccanti dei make-up. Boia. Viene anche data la possibilità ai bambini innamorati delle ragazzine di leggere le loro lettere d'amore in studio. Mamma mia, il trash proprio, il trash, fatto e finito. Cosa che a volte li porterà addirittura ad imbarazzarsi e a commuoversi. Nell'autunno del 1992, il presidente del telefono azzurro Ernesto Campi... Ci credo! Immagini. Amore, sai cosa? Rilassiamoci oggi pomeriggio, guardiamoci cosa c'è in TV, c'è questa nuova rete Italia 1, accendiamo un po' la televisione e vediamo cosa succede. Va bene, amore, presidente del telefono azzurro, mettiamoci comodi insieme, come ai vecchi tempi. Accendono e c'è un bambino che parla a una sedicenne in bikini. Io ti amo perché sei... Io quando ti guardo il culo mi provo una cosa strana dentro di me. Che cazzo succede? E allora ho iniziato a chiamare e ovviamente a denunziare. Tuonerà contro questo blocco del programma, definendolo addirittura pericoloso perché è in grado di creare modelli patologici nei bambini più fragili, facendo loro perdere il senso del rapporto tra finzione e realtà. Buona parte del programma si basa su esibizioni pseudo canore di numerose ragazze che in playback
interpretano canzoni con l'ausilio di voci prestate loro da alcune vocalist. Ah, pure! Ah, sì, è vero, questo lo sapevo, che erano in playback, come gli specchio. Sync, che verrà definito da molti come il più spudorato della storia della televisione. Non è la RAI, infatti, sembra già essere una sorta di TikTok, molto prima dell'arrivo di TikTok. Vero, è vero, bravo, ottima osservazione. Perché è la Pazzani, la ragazza di Maurizio, la cosplayer. Nel corso del tempo, però, molte ragazze cominceranno ad esibirsi utilizzando la propria voce, come Roberta Modigliani Ghinazzi, Roberta Carrano, Francesca Pettinelli. Non ce l'ho presa, sono sparite queste voci. Pamela Petrarolo, soprannominata The Voice, che pubblicherà due album. Il primo, Io non vivo senza te, del 1994. Madonna, e che il secondo, che matriosca di marketing assurda! Importante, del 1995. La Pettinelli fa la giuria d'amici. Ah, si sono splittate in queste trasmissioni. Ho letto in una chat che una è andata all'Isola dei Famosi. Il momento più brava, ci mancherebbe. È sicuramente quello in guarda cui camera, meglio del camera, ballando i successi Eurodance del momento. Figurati. Come Gypsy Woman dei Crystal Waters, Feel It di FBI Project. Che nostalgia, cazzo. E soprattutto Please Don't Go di W, che diventa un... Queste canzoni mi uccidono. Ieri mi sono messo a piangere nel mezzo alla pista come un coglione per una canzone. Non mi ricordo qual era, che era un po' ubriachino, però cazzo, ero proprio in lacrime di fronte, mamma mia, davanti a Fossa, tra l'altro. Cioè, proprio imbarazzante. Ormai sto invecchiando a dei livelli improbabili. Cioè, non mi rallento, è la fine. Note le ragazze ammiccano maliziose, facendo sì, canzone, secondo alcuni genitori, questi balletti non sarebbero altro che una svergognata. Era Born Sleepy degli Underworld. Era quella. Che, ragazzi, io sfido chiunque a non emozionarsi un minimo con quella canzone. Cioè, è una canzone allucinante, è un pezzo incredibile. Ma poi ho pensato a Trainspotting, cioè, ragazzi. Esibizione di corpi femminili ancora acerbi, fine a se stessa. Nel frattempo, decine e tra l'altro lo sapete che anche nel finale del ciclone Born Sleepy cominciano a venire subissate da telefonate dei fan. Eccoci. Idol pure. Gli spazi interamente gestiti dalle ragazze aumentano di puntata in puntata. Che strano. Ed è soprattutto una di loro che cattura l'attenzione di Gianni Boncompagni. Ambra Angiolini. Eccoci. 15 anni. Nata a Roma e cresciuta nel quartiere Palmarola. 15 anni. Che diventerà il simbolo del programma. La sua portavoce. La sua rappresentante perfetta, e che verrà definita dal regista come una ragazzina dotata di un'intelligenza e di un intuito sbalorditivi, nonché uno dei volti più telegenici mai visti prima. Il suo esordio è quasi tragicomico. Buttata nell'arena dall'oggi al domani per condurre un banalissimo gioco telefonico che chiedeva ai telespettatori di indovinare cosa contenesse il suo zainetto, Ambra appare impacciatissima e imbarazzata, tanto da rispondere in modo involontariamente sgarbato e lapidario alle telefonate da casa. Il rossetto? No, mi dispiace, ciao. Pronto? L'hai fulminata. Rapide. Vabbè, rapide e incisivi, bravo. Ciao Marita. C'è un po' di confusione con il telefono perché è parente che sto aspettando. Sì, va bene, dai, dimmi. Hai indovinato 5 oggetti. È il deodorante. Pronto? Pronto? Sono io con la chat praticamente. Nella vita, Ambra è una ragazza disciplinata, schiva e riservata. Totalmente differente dal personaggio che Gianni Boncompagni ha pensato. Sì, dai, dimmi, dai, forza, su, Cruciani era, dai, forza, chi è sto coglione, dai, chi è sto stronzo. Per lei, il personaggio televisivo di Ambra è infatti quello di una ragazzina insopportabile, viziata, sfacciata e strafottente, talmente mitomane da assumere quasi i connotati di una dea. Cosa? Che necessita di essere pregata e invocata almeno 2 ore al giorno per poter concedere ai propri fedeli benefici e fortuna. No, io questa cosa, io conoscevo bene il programma, conoscevo tutto, ma questa roba qua no. Di pregarmi, perché vi porta fortuna, è inutile dirlo. Vi porta fortuna. Di sera, dalle 9 alle 11, non più tardi perché poi non riesco a dormire. E pregate piano, va bene?
E anche con sentimento, metteteci qualcosa, non buttata là. Bam, 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 bam. No, così, scusate, Non una cosa pigra. Brave, con sentimento. Con un auricolare attraverso il regista Pigmalione le suggerisce cosa dire e come dirlo. Ambra non solo diventa la conduttrice delle due successive edizioni di Non è la Rai, ma diventa anche una sorta di Lolita virtuale, che perde i propri connotati reali e acquista la bidimensionalità di un essere esclusivamente televisivo. Una sorta di telefantasma mosso da abili fili e circondato da mute figuranti. Brrr, mamma mia, che paura! Della moda. Gerrone. Tu sei una moda di passaggio o stai per diventare un classico? Ma sto per diventare un classico. Sta per diventare un classico. Mm, non è andata proprio così. Come funzioni esattamente. Jerry Scotti aveva già capito tutto. Questa tecnica di suggerimento. Subito. Piero Chiambretti si apposta fuori dal centro palatino, intercettando la frequenza dell'auricolare e rimanendo sbalordito dalla velocità con la quale Ambra è in grado di rielaborare in un italiano corretto e fluente ciò che le viene suggerito dal regista parola per parola. 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Boh, è assurda sta roba. Ecco le prime immagini che arrivano dentro l'altro pulmino del falegname. Ambra, la vedete sullo schermo. Sentiamo le parole di Gianni. Ma cioè, veramente Chiambretti ha fatto questo tipo di indagine? Boh. Non ho capito, Boncompagni sta con il radiotaxi. È vicino. Ma non è che nelle orecchie di Ambra arriva Termini in due minuti. Ah, proprio così? Minchia? Con un leggero ritardo, le battute di Boncompagni sulla faccia di Ambra perché c'è il satellite. Perché c'è il satellite, il ritardo della via satellite. Più di 70.000 chilometri deve fare la luce. Quelle... Cioè, quindi, mi scusi, professore, nelle orecchie di Ambra arriva subito. Infatti. Però a casa nostra... Ci arriva leggermente dopo. È dovuto alla propagazione delle onde, alla velocità della luce. Vabbè. Ma la voce di Boncompagni... Quindi va praticamente all'unisono, quasi. Immediatamente, no. Non va prima sul satellite, no, e poi nelle orecchie? Madonna! E invece la voce di Ambra... Io non ce la farei, ma andrebbe in pappa al cervello, sì, ma andrebbe in trip, Zichen. Ma come cazzo fai? Sparata via satellite. E arriva con ritardo. A noi, no, non è bendato ai... Il 6 febbraio 1993 esce Delusa, il primo singolo estratto dall'album di Vasco Rossi, Gli spari sopra. Bersaglio della canzone sono proprio le ragazze di Non è la Rai e il regista Gianni Boncompagni, il cui nome viene esplicitamente citato in una strofa della canzone. Cazzo, ne fregava al Blasco. Il pezzo diventa quegli anni lì proprio. E Boncompagni, per replicare, decide di intitolare la sigla della terza edizione Affatto Deluse, ricordando ai tanti detrattori del programma, fra i quali lo stesso Vasco Rossi, l'esistenza di uno strumento democratico. Il telecomando. Sì, primo Vasco Rossi, ragazzi, io tra l'altro in questi ultimi anni lo sto rivalutando tantissimo, parecchio. Il primo Vasco Rossi, primissimo, sto parlando, è interessante, ci sono delle cose molto interessanti. Ma poi, scusate, ma di budget, nelle comparse, ma quanto cazzo andava? Ma quante sono? Corso della terza edizione, si diffonde fra le ragazze un'usanza assurda. Oh. Quella di lasciarsi andare a pianti isterici e palesemente forzati per catturare l'attenzione delle telecamere. Ah, tipo... Pianti. Tipo ai concerti di Elvis. Che nel corso della quarta edizione diventeranno sempre più disperati. Che cazzo, questo è veramente cringe. Fino ad assumere connotati potenzialmente inquietanti. Quando si scoprirà che le ragazze fanno un massiccio uso di collirio per facilitare la lacrimazione. Che cazzate. Le canzoni più struggenti. L'ingresso in politica di Silvio Berlusconi, eccoci, il 26 gennaio 1994, trasforma in breve tempo i programmi di intrattenimento Fininvest in una ridondante e sfacciata campagna elettorale a favore del fondatore dell'azienda. In assenza di leggi sul conflitto di interessi e sulla regolamentazione... Sì, ciao core, il conflitto di interessi dei media in materia di propaganda elettorale. Sì, sì, fatta è la legge. Pieno, ce n'è 5-6 di leggi tutte concentrate sul conflitto di interesse. Ci di Silvio Berlusconi aprono le loro trasmissioni annunciando le loro intenzioni di voto.
elodando il loro presidente. Grazie, last the one. Sembra addirittura inimmaginabile. Io ho la fortuna, dopo 45 anni di votazioni, ho votato, di conoscere finalmente il candidato per cui voterò. Ah, perché ci ho lavorato insieme da parecchi anni, l'ho apprezzato, lo stimo, per cui ecco, adesso finalmente so per chi votare. E chi è? È l'ex presidente. Cossiga? Ma come così? Che c'entra con l'ex presidente nostro della Fininvest? Ah, ha capito adesso? Berlusconi. Sì, ma mica sottovoce, Berlusconi, si capisce. Sarà proprio Ambra a determinare una maggiore regolamentazione. Che io di questo, ecco, da qua inizio a sapere tutto. Tutto. Della politica all'interno di programmi non informativi. Tutto. Nella primavera del 1900. Anche qua parla di Berlusconi, fa di parlare Berlusconi. Da qua so tutto. In piena campagna elettorale, alcune frasi suggerite alla conduttrice da Boncompagni scateneranno l'inferno. Il padre eterno tiene per Berlusconi. Forza Italia, tutto il padre eterno tiene per Berlusconi. Insomma, quello là. Stalin tiene per Occhetto, mentre come Stalin tiene per Occhetto. Tiene per Occhetto, ovviamente. Satana tiene per Occhetto. Queste sono le qua si inizia con la vera storia. Scusate, company. Anche Stalin però ha saputo. Con l'intento di rispondere alle critiche provenienti dalla stampa e da alcuni esponenti della sinistra sdrammatizzando l'accaduto, Ambra finirà però per peggiorare la situazione, dichiarando di essere perdutamente innamorata di Fausto Bertinotti e di avere appeso in camera il poster di Che Guevara. In altre parole, Fausto Bertinotti viene deriso e sfidato pubblicamente da una sedicenne. Loro dicono che in Italia serve il comunismo, allora si organizzano con falce e martello. Questo era un programma pomeridiano per vai via veramente, ma che si mette a parlare di comunismo? Che Guevara, ecco, contro Ambra, voglio dire Ambra che ormai, insomma, è diventata, che ne so, una rappresentante della destra, forse, oppure una rappresentante di commercio. Questo non lo so, però sono molto contenta, insomma, perché Bertinotti mi piace, Fausto. Anzi, lo voglio salutare, Fausto, ciao Fausto. Mi piaci molto quando dici così, così scicolare, moscia, poi guarda, proprio molto elegante, molto aristocratico, colto quasi, moderno, spregiudicato, bravo, bravo, bravo Fausto, bravo. Anzi, facciamo un applauso a Bertinotti, forza ragazzi. Questo era un programma dove si cantava, si ballava, si giocava, Bertinotti, comunismo, Che Guevara, ma che cazzo era diventato? 1994, l'accanimento nei confronti della piccola star tocca l'apice. Un gruppo di femministe romane organizza un corteo anti-Ambra e anti-Non è la Rai, con il chiaro intento di dissociarsi con... Meno male, il femminismo serio, diciamo, interveniva anche in quegli anni dove le battaglie, nel 94, dove le battaglie erano un pochino più... Diciamo che non c'era lo stesso accanimento di adesso, cioè accanimento, non c'era la stessa rabbia, la stessa furia di adesso. Meno male, ora, cioè, meno male anche a quei tempi si fece qualcosa, anche da quel punto di vista, perché veramente, ragazzi, era una merda veramente. Dall'immagine della donna oggetto che fa roteare folte chiome e mini gonnelline davanti alle telecamere. Ma non l'hanno mai menato, non si doveva menare, bisognava fare una battaglia così. In difficoltà la conduttrice per proteggere il cast dalla marcia femminista che intende raggiungere il centro palatino, decide di andare comunque in onda registrando la puntata il giorno prima, ma non senza lanciare una provocazione estrema. Nella puntata registrata il 7 marzo 1994, infatti, le ragazze non indossano i soliti abiti succinti e i top con l'ombelico in mostra, ma sono vestite da spose bambine. Una provocazione che ovviamente non passerà inosservata. Famiglia Cristiana, in particolare, pubblicherà in quei giorni uno degli editoriali più feroci mai usciti sul settimanale. Immaginavo che bollano nella Rai come la trasmissione più diseducativa della storia, che merita l'immediata chiusura. Nonostante le polemiche, il legame viscerale che unisce Ambra ai suoi piccoli telespettatori rappresenta un caso eccezionale. Che non conosce precedenti nella storia della televisione. Ambra, cioè, mi fanno dare persino ragione a Famiglia Cristiana, ma è possibile? Diventa per molti bambini emarginati, esclusi e infelici, una sorta di eroina che, in barba alle critiche, continua a ballare ogni pomeriggio in TV con l'ombelico scoperto. Non stupisce che il primo album di Ambra, pietra miliare dell'ultrapop italiano T'appartengo,
pubblicato l'11 novembre 1994, riuscirà a vendere 370.000 copie e a conquistare 3 dischi di platino. Il singolo omonimo in particolare, Idol la pure. Prima canzone ad essere cantata da Ambra con la propria voce, è ancora oggi un inno, un brano icona di un'epoca, un grande classico del pop italiano. Dopo un lento ed inesorabile calo di ascolti, il 30 giugno 1995, Non è la Rai chiude i battenti. Pochissimo è durato. Ma cosa è rimasto a quei bambini che hanno vissuto quell'epoca? Una grande consapevolezza. Di Osa. Nella vita abbiamo lasciato andare via tante cose. Altre ci hanno abbandonato contro la nostra volontà. Ma sicuramente è rimasta in noi una certezza. Che Ambra, nonostante tutto, c'è. La meglio, la migliore, non la bestia, The best, la meglio. Pensavate, sì, avevo un io po' non di sono... scuse, ma ora ho ritrovato me stessa, ecco, ve l'ho detto. E Ambra c'è. Ambra c'è fino a un certo punto, insomma, io ero minuscolo, ma mi ricordo poco niente della trasmissione, non me ne frega un cazzo di Ambra, con tutto rispetto chiaramente, Mario. E anche lei stessa non è più quella star di un tempo, quindi quello che mi è rimasto e quello che è rimasto di Non è la Rai oggi è il nulla. Per anni e anni è rimasto il linguaggio di Non è la Rai, il linguaggio Mediaset, ovvero il linguaggio che strizzava l'occhio a Berlusconi, anzi, che strizzava più di un occhio a Berlusconi, che abbracciava il pensiero politico e sociale di Berlusconi, che ovviamente divulgava, propagandava il suo messaggio, la sua figura, la glorificava, la divinizzava e gli portava voti. Ovviamente, secondo me, Mediaset per molto tempo, per anni e anni e anni, ha lobotomizzato e involuto il gusto del pubblico dal punto di vista dell'intrattenimento televisivo. Basta, questo è quello che penso io. L'intrattenimento e le cazzate ci devono essere, se ne parlava anche ieri nell'intervista sul canale di Amazon, ci devono essere le puttanate, le stronzate, eccetera. Quello che mancò secondo me a Mediaset era un'alternanza o comunque non spingere così tanto sul trash. Hanno spinto tantissimo sul trash e hanno puntato tutto su trasmissioni che sono andate sempre di più via via, ripeto, nel trash, nella merda, e quindi tutto si è perso, si è dissolto poi. E soprattutto queste puttanate e queste trashate non devono veicolare il pensiero politico e portare voti, cioè non devono fare politica, ecco, quelle trasmissioni lì, perché sennò si crea un conflitto di interessi enorme, di cui si è sempre parlato, ma su cui non ci siamo mai mossi. Sì, c'erano pochi contenuti veri, erano robe che ammiccavano, pieno di fighe col culo di fuori, per stimolare, diciamo, i nostri istinti. E non c'era cultura, non c'era divulgazione, non c'era niente, cioè, c'era solamente trash, paillette e soubrette col culo di fuori. Io ho scammato!